Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la vostra prima volta, siamo nel secondo episodio di Mass Effect Andromeda, quindi se è la prima volta andate a recuperarvi il primo episodio che vi ho appena pubblicato. Siamo appena atterrati con il nostro Regulus Rider, il nostro figlio del Pathfinder, come vedete. No? Ecco qua. No fixing this. Must have broken on impact. Explains why we lost. Lo possiamo anche esaminare. Siamo atterrati su questo pianeta Habitat 7, che potrebbe essere una nuova terra, vedete? Può essere una nuova terra per il genere umano, ma intanto noi scansioniamo per sbloccare nuove, appunto. Sam said it's dark energy, but that's in space. Yeah. Hell of a cloud. Allora. Cloud that makes bold. Stiamo dicendo Habitat 7 che sarà il nostro nuovo pianeta per il genere umano. Stiamo facendo una spedizione, ma non mi sembra tanto ospitale come pianeta per il genere umano, Keep moving. Fortuna che abbiamo gli scudi sulle armature, se così vogliamo chiamarli. Abbiamo anche il jetpack, come vedete. How's your gun? Might want to see if it's working. Take a shot at that fuel cell. It's busted anyway. I'd say it's working. Ok, vi ricordo che abbiamo solamente la pistola. Questo serve per ricaricare appunto le munizioni. Come on! I think I can see a path up. We'll use the jump jets if we have to. Into the breach! I think I'd rather fall than get hit by lightning. More glowing mushrooms. Are they detecting a lot of energy? Can't make heads or tails of it, but it's powerful. Liam, mi stavi aspettando? Andiamo, andiamo. How'd my dad find you? I was a cop, in crisis response. Yeah? Tell you over a beer sometime. Corsa e usiamo i booster. Molte esplorazioni saranno così, tutte a salti. Una cosa di cui avrei fatto volentieri a meno, che non c'era negli altri Mass Effect, però un mistero da risolvere, poi guai in vista. It's not a hotel, that's for sure. Nothing around here makes any sense. New galaxy, new ways to die. Just not today. Ryder, it's Fisher. Wait. Look. Holy shit. What was first contact protocol again? No deadly force unless fired upon. Yeah, said no one in the field ever. How do we handle it? Seguiamo il protocollo. Take it easy. We only get one shot at hello with these guys. Yeah. And Fisher gets shot in the head if we're wrong. Nice and easy. Okay. Calma e sangue freddo. Ha ragione l'alieno, eh? We can't understand you. We're not here to fight. That man's with us. Doesn't sound friendly. What's the other guy doing? Weapons up!
Non avevamo scelta. We tried talking, I guess they didn't want to listen. What else could we do? You saved my life. Yeah, at least we know it's what. The brochures were light on aliens who want to shoot your head off. We still don't even know what they wanted. The way they treated you? Blood samples, I'd say. Lots of them. Speravo di meglio. This isn't how first contact was supposed to go. Or at least not how I imagined it. That's on them. Can't let it change us. Next time might go better. Yeah, the whole neighborhood can't be bad. Where are the others? Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, my leg! Can you move? I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Allora, scansione completa degli alieni. But I can try to make sense of it. They're DNA based, and their armor reads as some kind of bone. But the genetics are all over the map. Ok. Raccogliamo tutto. I guess life took a different turn here, huh? Prendiamo le munizioni. I hope the other team's okay. We'll find them. But we might want to scout around first. You're the recon specialist. Point the way. Right. Looks like. Allora, ci è stato detto che è meglio guardare in giro, quindi andiamo a vedere cosa c'è qui. Ragazzi, esploriamo un pochino. Tanto il primo pianeta è piccolino, se ricordo bene. Possiamo anche sparare in sospensione, così sembra. Vedete che the last of them. I can't believe we're doing this. Kirkland è morto. No vital signs. Just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth armed to the teeth? Maybe not. Peace isn't going to be an option here. Quindi abbiamo trovato uno. Premi per la ruota delle armi. Oh, abbiamo sbloccato la Avenger, il fucile d'assalto, ragazzi, fantastico. Still, take a look at this architecture. This is really something. Ok, ci fa guardare in questa direzione. Never seen anything like it. Looks to be at least three or four centuries old. The Ox left 600 years ago, right? Yeah. Our long-range scans wouldn't have shown this. These structures, that tower, maybe none of it was here when we left the Milky Way. Shit! You hear that? I wish I didn't. Hai sentito? The hell's that? Hey, watch out! What is this thing? Okay. Che è questa bestia? It's organic. No sign of forma di vita ignota. Wow, so the cloaking is biological? Yeah. Weird. Quindi, andiamo avanti, ragazzi. Scusate se apro e chiudo la mappa, ma dobbiamo darci degli indicativi di missione. Quindi andiamo avanti di qua. Decisamente però un pianeta dove ogni due secondi cadono fulmini così, non è che mi ci vorrei passare la libera uscita, eh. Ci sono altri alieni. Watch it, more of our friends.
That was the last one. We're clear. First species we meet and it's out for blood. Not if we don't give it to them. Questo? Okay, now this is weird. Even with these readings, I have no idea what it does. Just imagine the mind that invented it. If that's even possible. Evolution separated from ours by 2 million light years. Spooky when you put it that way. Intanto scansioniamo, signori, ma... Perché potremmo passare di qua? Controlli razzi di segnalazione, aspettate. Hey, look, okay. Flare's going up over there. Could be our obiettivo people. Opzionale. Cercheremo anche di fare gli obiettivi opzionali durante le missioni per dare più spessore a tutto. Ci sono altri frammenti della nostra navetta, guardate. It's the other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Giriamo di qua. 80 meter, 72. Scendiamo. E qua. Some sort of structure up that hill. This place is taken. Scusate se apro la mappa, ma c'è una struttura qua che non abbiamo visto e abbiamo attivato. Andiamo al sicuro, qui cadono fulmini ovunque. Qui potremmo scansionare qualcosa qua dentro. Ok, passiamo di qui. Yeah, no one's living here. So what's it for? Doesn't look like the other structures we've seen. Different design. Must be a way to get some lights on. Questo possiamo scansionare. Signori, io intanto raccolgo tutto, perché tutti questi oggetti poi ci serviranno per craftare. Hanno messo il crafting qua all'epoca, erano gli anni d'oro di Dragon Age Inquisition, quindi misero crafting anche qua. Who knows? Let's call it a weird alien machine. We sure could use Sam right about now. What's all this about? Dispositivo alien. You guessed it. Another weird alien machine. Biggest. Only one way to find out. You mean turn it on? Nope. That can't be good. Ok, abbiamo ripristinato la luce. So, a weird alien machine is a generator. Yeah, sure. Why wouldn't it be? Maybe it did something. Ok, scusate. Schiaccio il pulsante che schiacciavo su Mass Effect per correre, ma non è lo stesso modo in cui si corre qua. Ok, raccogliamo tutto. Adesso andiamo in totale esplorazione. Questo? Dead. So now killer robots too? Doesn't say much. Whatever this is, it scans as being. It's fried. Could be a console. His wounds look like they're from an energy blast. Might have tangled with our robot friend there. Certo che parlano, e parlano, poi la gente parla. Hanno ragione, ragazzi. Ma che ne so io che stanno dicendo? Che ne sappiamo noi che stanno dicendo? Misteri, veramente. Ah! Ok.
Abbiamo attacco in mischia con la lama Factotum, come vedete. Allora. Mi sembra un'ottima idea, Ryder. Una gran bella idea andarcene prima che ne arrivino altri. My mic, hoping someone would notice. You okay? Yeah. Where are the others? They killed Kirkland, but Fisher's alive back at the crash site. He's got a broken leg, needs help. I'll check around for supplies, then head back. Stay put when you get there. We'll look for my dad's shuttle. Good luck. Can't wait to get off this rock. Okay. Allora. Guardiamo qua. Qui stiamo attenti a questi pavimenti tossici, perché ne troveremo altri durante l'esplorazione di Andromeda e non saranno i top del top. Quindi guardiamo ancora la mappa, vedete, abbiamo un luogo da esplorare qui, un luogo qua. Quindi puntiamo questo. Dovremo farci tutto il giro probabilmente per arrivare là. Uno sta sparando, Passiamo di qui. Oh great. That can't be good. Looks like a whole patrol. Qua sono tutte modifiche delle armi, No way in here. Just as well. We're not equipped for a big fight. Qui ci fanno capire che non siamo ancora equipaggiati per aprire questa porta. A questo punto potremmo andare a vedere cosa c'è qui, oppure andare alla nostra destinazione. Io andrei alla nostra destinazione, anche per quello era di strada. Tanto spero di poterci tornare in futuro su questo pianeta. Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Fatemi provare. That point marked. Ah, ok. Allora, non sembra. Come vedete, anche l'esplorazione è molto particolare rispetto ai vecchi Mass Effect. Ci sono dei nemici. Cora, we got your back. Cora? They're trying to pin us down. Doing a good job of it too. Spider, light him up. I'm on it. Pick your targets. Plenty of those. Si mette fuori la testa. Tanto siamo in modalità narrazione, ragazzi, possiamo anche rischiarcela. Livello 2. Allora, ragazzi, mentre stiamo registrando, so che di base non dovrebbe entrare nel nostro gameplay il vicino, per chi sta seguendo, conosce un po' il Sion Extended di Universe, nuovamente lanciando acciaio per terra. Quindi qua, come vedete, abbiamo. Fai scorta, ok. Loro sono usciti da terra. Usa, deposito armi. Ora abbiamo il charger, che è una pistola a una mano. Seleziona. Okay. Allora.
Abbiamo anche livellato, quindi abilità, avanza di livello, livello squadra aumentata, potenza e capacità di combattimento di Rider, acquistando abilità da combattimento biotico-tecnologica. Andiamo su combattimento, vogliamo farlo sempre un po' più soldato. Allora, strumenti di combattimento ci dà più 2 ai poteri del combattimento, questo ci dà più 2 alla salute massima, e poi abbiamo le specifiche, per esempio i fucili d'assalto, sarà quello che mi interessa più di tanto prendere, quindi andiamo su pronto a combattere e aumentiamo la salute massima. Con altri 2 punti aumentiamo ancora, non la salute, ma gli scudi massimi. Ok, così resistiamo ai colpi. Perfetto. Rider è andato, conferma, e a questo punto come facciamo ad andare sui nostri compagni? Ah, ecco qui, Liam. Ok, anche lui vedete che ha addestramento militare, danni armi, forza armi, oppure scudi massimi. Lui facciamogli fare uno qua di punti, poi ci sono 2 punti lì, quindi li mettiamo l'altro punto in scudi. Ok, non sto leggendo più di tanto, ragazzi, stiamo andando a muso duro così. Ok, e ora 2 sono livellati. Abbiamo livellato appena in tempo, stanno arrivando altri nemici. Non mi sono messo a sparare alla navetta, ragazzi, perché... Anche il modo in cui si appoggiano dietro le pareti è gestito abbastanza male rispetto a Mass Effect, dobbiamo avvicinarci e in teoria fa tutto in automatico. Vedete? Sì, vabbè, sti alieni stanno già un po' rompendo le scatoline, potremmo dire. Che c'hanno anche sti cani da riporto qui, ste belve qua, sti cani brutti, potremmo dire. Allora, la modalità di mira, ragazzi, non me la ricordavo, è abbastanza scomoda, come vedete, a parte quando non possiamo spammare il colpo stordente, che è un livello 2, è parecchio scomoda la modalità di mira. E sì che c'era scritto che c'era la mira assistita nelle opzioni, ma mi sto trovando un po' malino con la modalità di mira. Spero di riprenderci la mano. Ok, abbiamo buttato giù il cane brutto, l'alieno brutto. Calmati. I hear you, but this isn't the time to lose our cool. Now I feel better. What about the others? Come si vede che i proiettili non li paga lui? There are shuttles in pieces. Guys. She's been hit. Take cover. I didn't know you were biotic. Don't worry, it's not contagious. Before they attacked, I managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Affirmative, Ryder. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Korra. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Allora, i feriti hanno bisogno di cure, padre. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. We're talking about weather. And I have an idea about that. Rendezvous with my coordinates will... Damn! He spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable for a while. Let's move. Ok, allora fatemi controllare, ragazzi, abbiamo preso Korra nella squadra, quindi eccola qua, anche lei può livellare. Allora, comando biotica come classe. Comando Zari, fucili a pompe, danno ai fucili a pompe, addestramento difensivo, io diamole il danno, vai, questo, e poi le diamo anche addestramento difensivo, 20 in più alla salute massima, vai.
Sam, do you have the Pathfinder's position? Marking the nav point on your map. Doesn't look far. Let's make this quick. We have to get there before the storm hits. No detours. What was my dad scouting for? Allora, a me dispiace interrompere i dialoghi tra di loro in alto, ragazzi, ma ho bisogno di traccare una direzione. Exercise caution. The storm front is already gaining intensity. Nice to have you back, Sam. How about some good news next time? Ok. Stiamo attenti. Sam's right. Non cadiamo di sotto. Look, the rock. They're drawing the lightning away. If we hug that wall, they might keep us safe. Qua deve essere stato nostro padre che gli ha messo tutti, vedete. Lightning didn't do this. Neither did we. This is more than we took out. Incendiary rounds. My dad's been busy. He was an N7. Beh, è un N7, ragazzi. Ci sta che ne abbia ammazzati così tanti. Somebody eh? Was pretty clever with these rods. Only way to survive here. Two. If you count shooting on sight. Stiamo attenti. Dobbiamo passare di qua. Questi pericoli ambientali però sono proprio un calcio nelle gengive. Allora, il padre di Ryder è lassù, secondo il Nav Point, ragazzi, ma noi ci fermiamo qui per oggi, perché voglio anche aspettare che ovviamente il vicino la smetta di lanciare tubi di acciaio per terra e fare casino, anche perché per chi conosce il Sion Extended Universe è uno dei villain abbastanza confermati. Ci ho detto, a parte gli scherzi, ragazzi, se questo episodio, il secondo episodio di Mass Effect Andromeda vi è piaciuto, lasciate like, ragazzi, vi chiedo sempre di lasciare un pollicione su, che non vi costa nulla, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale. Iscrivendovi saprete sempre quando metterò online un nuovo episodio di Mass Effect Andromeda. Io vado subito a registrarvi il terzo episodio, appunto appena il vicino la smette di lanciare tubi d'acciaio per terra. Poi di quello che so non entrano nel gameplay, però speriamo che con chi nacque il nostro microfono, ringrazio sempre da Gradi Grafini, che salutiamo e che ci ha donato appunto Andromeda per portarlo sul canale, so che è abbastanza lungo. Ma non perdiamoci in altre questioni e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti!